Live Your Passion. È necessario partire da questo slogan per comprendere più da vicino cosa significa puntare sul settore giovanile calcistico femminile. Vivere la propria passione senza freni, senza ostacoli, libere di innamorarsi di uno sport, il calcio, come la maggior parte dei coetanei maschi fanno, al di là delle barriere, spesso mentali, che una giocatrice incontra e vengono imposte sin da tenera età. Questo è ciò che promuove il settore giovanile femminile della Federazione Sammarinese Gioco Calcio. Una realtà importante, punto di riferimento del calcio in rosa, che negli ultimi 2 anni ha conosciuto una crescita esponenziale e ad oggi vanta ben 54 ragazzine al di sotto dei 17 anni e circa 25 di età superiore. Accanto alla prima squadra che milita nel campionato di Serie C, la categoria Primavera, diretta da Fabio Baschetti ed Eno Bonopera, preparatore dei portieri. Ogni sabato presso lo stadio di Dogana, nel corso della mattinata, è possibile trovare 3 squadre di Under 8 in un 5 contro 5 che gareggiano contro il maschile. Il campionato dell'Under 10 si confronta anch'esso con i coetanei maschi, mentre si svolge il 9 contro 9 il torneo dell'Under 12 presso il campo di Falciano. Fulcro dell'attività, il campo in erba sintetica di Faetano, un'accogliente struttura illuminata, provvista di parcheggio e spogliatoi attigui tra le colline sammarinesi. Un'organizzazione curata nel dettaglio, a partire dal servizio navetta, per cui le bambine dispongono di 3 pulmini più 2 per gli allenamenti, mezzi importanti per fare fronte alle necessità delle famiglie e alle numerose richieste. Di pregio anche lo staff. Per la categoria 2006, 2007, 2008 e 2009, Elisa Paganelli e Jessica Guidi, impiegata anche come portiere della prima squadra. Per le annate 2003, 2004 e 2005, Valeria Canini, giocatrice in prima squadra nonché responsabile del settore giovanile, ed Eleonora Petralia, giocatrice del San Zaccaria che da quest'anno si occupa di curare la parte tecnica. Si aggiungono Stefano Berti, preparatore atletico della Primavera e della prima squadra, il coordinatore per lo sviluppo Eraldo Regini, il team manager prima squadra Elia Bonifazi e ovviamente il responsabile federale del settore femminile Corrado Selva e naturalmente il presidente Giorgio Crescentini. Obiettivi importanti: coinvolgere tutte le bambine e ragazze che vogliono praticare il calcio per condurle in prima squadra, dove ci si augura di avere ben presto una rosa di giocatrici di nazionalità sammarinese e condurre, perché no, la prima squadra in Serie B, un vero traino per le categorie a seguire. Comunicazione e immagine vanno a braccetto. Ogni partita è ripresa e trasmessa dalla rete televisiva locale e non mancano gli eventi volti a promuovere il progetto. A fine maggio c'è la giornata del calcio femminile presso lo stadio di Montecchio. 3 eventi dedicati, a Natale, in estate con l'Open Day e a metà settembre con lo sport in fiera, presso lo stadio di Serravalle. Qui il Comitato Olimpico organizza 2 giorni interamente dedicati agli sport della federazione. Tra questi anche il calcio femminile, che si presenta con un attrezzato stand e diversi giochi sul campo di calcetto, per incentivare bambini e famiglie a vedere da vicino ciò che questo sport può davvero regalare. Una promozione a 360 gradi, che passa anche attraverso le scuole. A partire da febbraio le allenatrici vanno nelle scuole presentando il planning della stagione, anche attraverso volantini e simpatici gadget. A San Marino si stanno davvero raccogliendo i frutti del lavoro degli anni passati, con passione ed entusiasmo. Ogni bambina neofita e non può approcciarsi alla disciplina calcistica, per rilanciare uno sport al femminile che troppo spesso paga lo scotto di stereotipi e dicerie infondate. Donne e pallone, uno splendido connubio che noi di Calcio di Rigore sposiamo a pieno. I migliori auguri a tutte le giocatrici di calcio sammarinesi, grandi e piccine.